si riesce a tenere più fede. L'idea è di farci riprendere, io e Anna assieme. Quindi la seconda inquadratura non è il primo piano della donna. A me non bastano i 24 ore per esame per finire tutto quello che sto facendo. Sono in una fermata del pullman, la ragazza musulmana sta chiede informazioni a due ragazze che loro gli danno le informazioni, però quando loro se ne vanno, quando ti fa degli sguardi giudicanti. No, ancora. Lo facciamo ancora. Perché non si sente lei cosa dice, perché lei parla velocemente. Ripeto? Sì. E parli piano! Tu parli velocemente. Ok. Uno, due, tre. Indossare il velo non è solo una scelta, ma rappresenta il mio potere di scelta che va compresa. Smettila di parlare. Subito. Apri il ventaglio, brava. Come un cuore. Sì, un cuore, è vero. Sei convinta? Fatima, tu sei convinta. Tu fai l'attrice, ma sei anche... Basta ballare. Azione. Quando gli aspetta ci impiegano almeno mezz'ora. Quando invece nella società non lo so, possiamo... Ma è aria solo. No. Azione! Mi capita spesso quando cammino per strada o entro in un supermercato o aspetto alla fermata dell'autobus di sentirmi giudicata. Certo, le persone sono gentili con me se ho bisogno di indicazioni, ma poi vedo i loro occhi e so quello che stanno pensando. La solita nulla facente che vive sulle nostre spalle, che vergogna. Questo mi fa male. Vorrei gridare: smettetela, la vostra ignoranza mi uccide. Non hanno la minima idea di quanto lavoro. A volte penso che non mi bastano 24 ore. Il mio telefono squilla in continuazione. È pieno di messaggi di persone che cercano il mio aiuto. Sono una volontaria di molte associazioni. Sono un insegnante. E vorrei che la smettete di pensare che nella mia vita non faccio nulla. Chi mi conosce sa, chi non mi conosce giudica. Chi pensa di sapere tutto di me si illude. Ciao, sono Fatima, sono una ragazza italo-marocchina. Sto indossando il velo da pochi anni, dopo averne compreso il significato. Indossare il velo non è solo una scelta, ma rappresenta il mio potere di scelta che va compresa. Il velo non è solo una questione materiale, è un aspetto spirituale che equivale ad esistere. Tramite la lettura ho maturato coscienza e consapevolezza. Vi propongo due titoli che mi hanno cambiato. Il fu Mattia Pascal di Luigi Pirandello e Bruciata viva di Soad. L'unico modo per sconfiggere l'odio è la cultura. Stop! Brava Malacca, hai detto anche stop sto giro.